Falafel? What is that? Chicken. Mio Dio. Col pollo, col curry era buonissimo. Guarda questo. Per me Broadway Market è il mercato più bello di Londra. Si trova a Hackney, ci sono delle cose così buone da mangiare, c'è un profumo di cibo di tutto il mondo. Però io sono venuta qua ben specificamente per mangiare una cosa, che l'ho mangiata un paio di anni fa, credo. Sono già stata qua in questo mercato, sempre che posso vengo qui. Però l'ultima volta che sono venuta qua ho mangiato questa cosa che era meravigliosa e sono venuta qua apposta oggi per questo. Dovete venire a Broadway Market e mangiare qui, dovete assaggiare un po' di tutto. Io anche vorrei mangiare questo hamburger e vedere di assaggiare anche altre cose perché è tutto troppo buono. Oltre a questo bellissimo mercato che funziona ogni sabato e domenica, in questa stradina ci sono circa 70 negozi tra caffè, shop e ristoranti che funziona da lunedì a lunedì, dalla mattina alla sera. Vi faccio vedere tutto quello che c'è qua, pieno di brasiliani, italiani, gente di tutto il mondo. Qua ci sono dei bei negozi. Guarda che bello questo pappagallo. La cipolla lì c'ha un profumo. Ah, thank you. So good. Guarda questo. Hi. So, this is an Ecuadorian recipe. This is going to let you try also. And do you eat pork? Yes, I do. Our main dish is... Is it spicy? So good. Hi. Loro qua ti fanno assaggiare tutto e se tu vieni a quest'ora più o meno prima di pranzo loro ti fanno assaggiare un po' tutto. Quei sandwich lì sembravano buonissimi. Devi venire qua almeno 2-3 weekend per assaggiare tutte queste meraviglie. Tutto qua è buonissimo. Molto bello, tutto questo sono per i pelosetti, per i cani e i gatti. Bello, tappeti, qua bigiotteria, gioielli. You from South America? Yes, from Brazil. The idea is it's a Brazilian coffee. We're going to Brazil for the first time in February. Really? Yeah, São Paulo. Chiacchierato con quella coppietta che hanno detto che vanno in Brasile a febbraio, vanno a San Paolo e vanno a Paraty. E ho detto di andare a vedere anche Trindade, dove spero di andarci questo inverno. Trindade è un posto veramente speciale. Guarda che bellini. Ok, all'inizio e alla fine di questo mercato c'è il mangiare e in mezzo tutto questo artigianato e cose interessanti. Io quando vengo qua spendo soldi solo con il mangiare, non mi interessa niente di tutte queste cose.
Anche questi ragazzi qua sono molto famosi. Loro qua puoi mangiare le ostriche. E nel barchino che avevano là sotto avevo mangiato anche un panino con l'aragosta. Molto buono. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mamma mia, lei mi ha dato anche un pezzettino di maiale. Era troppo buono, non riesce a scegliere cosa mangiare. Impossibile. Bene, è arrivata ora di pranzo. Ho deciso che mi bevo una birra piccola lì al bar, così vado anche al bagno. E come aperitivo una bella birretta piccola e poi siamo pronti per la specialità del giorno. Insomma, se siete qua adesso in questo canale, grazie per essere qua. Vi chiedo di iscrivervi. Aspetta che finisce di fare il latte e continuo a parlare. Voglio approfittare che sono qui per fare una riflessione, perché questi 4 giorni a Londra mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare che sono contenta, è stata una scelta giusta aver lasciato Londra. È stata una scelta difficile, ho sofferto un po' con questa decisione, però adesso dopo 3 mesi che sono tornata mi rendo conto che è stata una scelta giusta, che ho fatto bene, che questa è una città meravigliosa. Sono stata molto felice qui, però è molto faticosa, è molto stressante. La qualità di vita è fatta per persone molto ambiziose, che piace la cosa materiale, perché qui hai un grande potere di acquisto, è bello vivere a Londra. Però secondo me quelli veramente felici qui sono le persone del posto, sono i londinesi, sono quelli ben stabiliti qua. E voglio viaggiare e fare video per voi. Per questo vi chiedo di iscrivervi nel mio canale, che mi aiuta tantissimo. E prendete le decisioni, quelle che più desiderate. Fatelo senza paure, uscite dalla zona di conforto e fate quello che vi va. Siate liberi. Allora, prima racconto, prima di mangiare. Questo hamburger è fatto di anatra, c'ha il formaggio di capra, la cipolla croccante, la cipolla caramellata, rucola e miele. Mi sono anche dimenticata, quella maionese è di truffa. Questo è orgasmico. Questo è meglio del sesso. 1, 2. Oh mio Dio, dovete provare. Metto anche qua il loro Instagram. Vai via, non è per te. Via. Ah, perché c'è il miele qua. 11 euro, no, 11 pounds, 13 euro, però e valgono tutti. Adesso facciamo una bella passeggiata. Vi faccio vedere qua il canale. Ah, c'è un'esibizione qua dentro, credo. Sì. Exhibition in boat. Qua, penso che tu puoi guardare. Dai! Sì, mi hanno invitato, vado dentro. Li prendiamo. Oh, this is you. What's your name? Juan Gomez. Where you come from? Colombia.
Colombia. Yo soy brasileña. Ah, okay. Sí. Sí. I can imagine. Qué bonito. Qué bello. Luis, que ama Juan, ¿no? ¿Habéis visto? El de Colombia. Esta barca es bellísima. El suo studio. Lui pittura qua. Lui dice che non può dormire qua perché c'è un odore troppo forte della tinta. Bellissimo. I was the idea to paint in the funeral last year. So I started thinking you basically killed him. Yes, I'm the killer. No. I'm the killer. Così è stato troppo bello. Io credo che tutte queste barche oggi stanno facendo questa esposizione. È stato bellissimo. Metto qua l'Instagram di Juan Carlos e andate a guardare il suo lavoro. Qui c'è un altro canal Open Boat Art Fair. Qua? No. More this way. Qua? You can go inside. Questa è la casa? Secondo te? Io posso andare qua dentro? Excuse me. Non sono sicura, ci sono dei quadri qua, però è la casa sua. Qui c'è il letto. No, non vado oltre. Vado. A me sembra che sto invadendo una proprietà privata, però io vado. Ok. I was actually just about to meet with her on Friday, but then we like did. Wow. Okay. And then the fourth person is Caroline. Before they come in, let me record it. Sorry. Hey, this is so charming. Sono piacevolmente sorpresa, felice di questa cosa, non me l'aspettavo. Quando ti capita di vedere qualcosa così senza aver programmato, completamente sorpresa. No, è stupendo. Ce ne sono altre due, ma non lo so, vediamo. Ho sempre voluto entrare dentro queste barche e visitare. Yeah. That's cool. It's nice. I like it. Do you wanna see it? YouTube channel? Yes. I do you know. Recording. Say what? Careful. Yeah. Let me see your house. Making it. I'll set up a buy them, sell them. Vincent, lui è un fotografo, Vini. Vincent. Nice. Nice to meet you. Bye. Lovely to meet you. Pleasure. Absolute pleasure. Bye. Questo è stato incredibile. Credo che dopo di questa bellissima sorpresa, che sono veramente troppo felice di questa esperienza di aver visto queste case dentro le barche, posso concludere questo video. Spero tanto vi sia piaciuto questo video, a me ha fatto impazzire, sono troppo felice di averlo fatto. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao.